Buongiorno a tutti, sono Roberto Caselli, docente di pianoforte ai corsi preaccademici e non accademici presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia. In questo periodo di emergenza per il coronavirus, la musica non ci ferma, anzi ci unisce anche se siamo distanti. Per questo motivo io e alcuni miei allievi che hanno proseguito gli studi con la didattica online abbiamo deciso di creare questo piccolo video saggio musicale, in cui ciascuno suona un brano preparato in questi mesi. È anche un modo per condividere la musica in questo momento in cui non è possibile esibirsi in pubblico. Per cui ringrazio innanzitutto l'Istituto Vittadini per averci dato questa opportunità, ma soprattutto ringrazio i miei allievi che con entusiasmo e disciplina hanno accettato di partecipare a questa bella iniziativa. Ora lascio la parola alla musica. Grazie a tutti e buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Salve a tutti, sono Fernanda Damiano, docente di pianoforte del Vittadini da 3 anni. Nonostante gli ultimi mesi siano stati difficili per tutti, oggi sono molto felice di tornare a condividere un po' di musica con voi all'interno della rassegna Maggio in Musica, organizzata come ogni anno dal nostro vice direttore, la professoressa Daniela Gatti. E lancio un messaggio molto importante, che è quello di ripartire. Infatti, ho pensato di intitolare questo concerto Un piano per ricominciare. Noi come docenti in questi mesi abbiamo continuato a lavorare con i nostri allievi, ma oggi è un giorno davvero speciale, perché torniamo ad essere il Vittadini con la sua voglia di fare, di partecipare e soprattutto di far sentire che la musica c'è. Vi farò ascoltare di Bach la partita numero 2 in do minore e di Sebastiano Coniolato Mabruk, un brano scritto per me per rappresentare la nascita e la morte di un bambino durante un naufragio, e credo che questa storia possa al meglio esprimere il dolore e l'angoscia che in tanti hanno conosciuto in quest'ultimo periodo. Buona musica e a presto! Salve a tutti, sono Marco Bergamo, uno studente del preaccademico del Conservatorio Vittadini di Pavia e studio con la professoressa Fernanda Damiano. Prima di tutto voglio ringraziare la scuola per avermi dato la possibilità di partecipare a questo concerto virtuale. Vi suonerò la sonata K159 di Scarlatti e in seguito l'invenzione a tre voci numero 12 di Bach. Grazie e buon ascolto. Thank you.
Thank you.